Bentornati sul canale, sono Fani e come vedete oggi non sono nella mia cazzo di caverna, ma mi trovo ospite di una persona. Lui si chiama Wooden Beard, adesso ve lo presento, eccolo qua. Mentre quello che vedete alla mia destra è il signor Gianluca, detto Giangolino. No, il colpettino, magari un colpo sulla tavola. Quando faccio così, guardiamo di lì. Magari un po' meno nell'occhio. Bentornati sul canale, sono Fani e quella che vedete... Non mi ricordo più. No! Si è sentito un rumore del cazzo, fermatevi perché sapete che arriva la macchina, quindi... Quello che devo dire? Che dobbiamo spiegare. Visto che io c'ho più esperienza. Bene. Porca di quella p***a! Mi viene a fare storie, che casino che è qua. Aspetta, non hai i tacchi. È una zoppa. Riconoscila come apre il mio garage. Adesso lascio la parola a Stefano, in particolare, ma anche al suo valletto. Bene, direi di non perdere altro tempo. Stop. Qualcuno sta cagando. Hai cagato! Adesso prossimo è... Allora, le prime cose che andremo a fare su questa bellissima tavola di ulivo sarà quella di tagliarla longitudinalmente e fare in modo che poi... Mi sono messa a ridere! Allora, è dura, eh? Dai, già! Ti sei messo a ridere! Ma non è vero! Ho detto longitudinalmente e tu hai detto già... Che cazzo ha detto? Ti ho sentito! No! Ho detto... Bella questa finirà alla fine del video. Le procedure che andranno. Eh no, aspetta, così a minchia parti così. No, c'è il suo pezzo e lo teniamo. No, quello lo tagliamo, poi taglio. Taglio e adesso parte lui. Stanno buttando il vetro. Allora, le lavorazioni che andremo a eseguire in primis su questa tavola sarà quello di effettuare. Ma dai, già non lo non c'era prima, non è che compare. Ah, è vero, scusa. Se no non dico quella parola e basta. Allora, le lavorazioni che andremo a fare su questa bellissima tavola di ulivo sono semplici. Un taglio longitudinale che verrà fatto... Questa è lunga. Allora, la prima lavorazione che verrà effettuata su questa tavola sarà un taglio... lunga. Fatemi sfogare. Ti prego, me lo prometti che fai un video degli highlights? Sì, ma dura più del video vero, però... Poi si vede la faccia sciupata. Quindi, la prima lavorazione è stata il taglio longitudinale. Non è stato il taglio, l'ha fatto. No, è da oltre. Mi prego, ma non potevo fare solo i saluti. Torno a fare il palletto. Lo dico io già, non ti prego, andiamo avanti, Cristo santo. Tutti lì. Ok, buona. Partiamo. No, giusto, c'è ragione. Tutti li caccio. Tolto dalla cassaforma, andremo... Dalla cassaforma che verranno... Ok. Scusa. Beh, se hai visto le viti sei più tranquillo, immagino. No, su... no, stavo pensando. Quindi andremo ad utilizzare questi due prodotti che sono composti da... Io non ci metto tempo, però, cazzo. No, ma aspetta, ma se io faccio il balletto... Fai qualcosa, scusa. Appunto. Avevi capito, parlare? No. Sì, ma ce l'hai in mano te quando hai interrotto il video. Rifacciamolo un'altra volta. Tutta la lavorazione. Da capo, da... Ok, quindi... Allora, questa bellissima tavola verrà tagliata per la lunga e verrà... Aspetta. Come aspetta? No, ho detto, passo la parola a Gianluca e magicamente compare la cassaforma. Infatti, appunto. Quindi questo mi fa la sparire. Te l'avevo detto giusto. Vedi, sei capace di parlare con una cigna. No, perché adesso... Allora, la lavorazione che verrà effettuata in primis su questa bellissima tavola sarà un taglio longitudinale che verrà poi reso necessario per spacchettare. Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo dici? Lasciamo completamente gli stronzi! Componente mi ha gentilmente inviato anche i pigmenti che abbiamo qui. Io non li tocco. Ok, comunque potete vedere alle mie spalle. No, aspetta. Comunque sono questi.
Questi sono i pigmenti. Mentre te li sto dando. Aspetta, ma stai facendo veramente una minchiata domani. Aspetta, aspetta. Ma è bello. No, no, aspetta. Sono completamente un disastro. Ma dopo il montaggio sistemo tutto, non ti preoccupare. Te li passo io. Sì. Ma prendi quello grosso, quello non si vede. Giallo, passa quello grosso. C'è dentro uno grosso. Passa solo quello. E quello rotto qua. Comunque. No, aspetta, aspetta. La tieni quella parte lì che io sto andando a prendere. No, cioè, no, 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 taglio, non ti preoccupare. Dicevo. No. Vedi con quel coso di mano. Niente, neanche impianto elettrico, niente. Dai, cioè, mi giro a compare così immobile così. Oh. Ok.